Italia ha indossato due sole maglie, quella dell'Atalanta agli esordi e soprattutto quella del Milan, con la quale ha vinto praticamente tutto. Roberto Donadoni è un vincente. Lo dice la sua storia calcistica, straordinaria in un decennio d'oro che va dal 1986 al 1996, periodo durante il quale si erge a punto fermo del club rossonero e della nazionale italiana. Nato il 9 settembre 1963 a Cisano Bergamasco, piccolo comune in provincia di Bergamo, Donadoni rappresenta una delle migliori ali destre della storia del calcio italiano. Qualità, fantasia, dribbling e assist al servizio dei compagni. Doti non comuni che lo impongono all'attenzione delle CT Azeglio Vicini, che lo fa esordire in maglia azzurra l'8 ottobre 1986, in occasione della vittoriosa amichevole di Bologna contro la Grecia. Alla seconda esperienza arriva anche la gioia del primo gol, assaporata un mese dopo, nella gara di qualificazione ai campionati europei con la Svizzera. Curioso il suo legame con i mondiali, ai quali partecipa in due edizioni, vedendo il suo sogno infranto sempre ai calci di rigore. Accade nel 1990 in Italia, quando proprio un suo errore dal dischetto, insieme a quello di Serena, nella semifinale contro l'Argentina, nega alla formazione di Vicini la finalissima di Roma. Uno strano scherzo del destino, il copione simile 4 anni dopo negli Stati Uniti. L'Italia di Arrigo Sacchi si arrende in finale al Brasile. Questa volta però Donadoni non partecipa alla sfortunata lotteria dei calci di rigore. 63 presenze e 5 reti. La carriera in nazionale di Roberto Donadoni si conclude tra numeri importanti e qualche rimpianto. Il suo legame con l'azzurro resta viscerale. E così, a 10 anni esatti dal suo commiato da giocatore, veste i panni di commissario tecnico, ereditando il 13 luglio 2006 la panchina di Marcello Lippi dopo il trionfo azzurro ai mondiali in Germania. Il cammino nel girone di qualificazione agli europei del 2008 è brillante. L'Italia si qualifica infatti con un turno di anticipo, impresa mai riuscita nella storia della nazionale. In Austria e Svizzera il sogno degli azzurri si interrompe ai quarti di finale contro la Spagna. Fatali, ancora una volta a Roberto Donadoni, i calci di rigore, nemico storico che ha accompagnato la lunga e brillante carriera di un grande giocatore prima e di un grande tecnico poi.